Compiuti 75 anni, come da procedura del codice di diritto canonico, Monsignor Salvatore Ligorio, lo scorso ottobre, aveva annunciato il termine del suo mandato alla guida dell'arcidiocesi di Potenza, Muro Lucano, Marsico Nuovo. Con spirito vivo e con animo paterno, sempre pronto ad analizzare con lucida consapevolezza la realtà sociale lucana, Ligorio è stato uno dei pochi vescovi ad esercitare il suo ministero episcopale esclusivamente in Basilicata, prima a Tricarico, dove è giunto nel 1977, poi a Matera dal 2004 e infine dal 2016 a Potenza. Oggi, per la sua ultima Pasqua alla guida dei fedeli del Potentino, Ligorio ha voluto rivolgere prima un messaggio a chi lo sostituirà e all'intera comunità e poi il suo augurio speciale con una preghiera rivolta alla fine dei diversi conflitti che stanno interessando il mondo. E sono da 26 anni in questa amata regione di Basilicata, avendo servito per 6 anni la diocesi di Tricarico con tutte le sue aree interne e con una viabilità impegnativa tale che il raggiungimento da un posto all'altro era molto faticoso, lo è molto faticoso, perché sulla viabilità non si è intervenuto durante tutto questo tempo e anche nel passato, nel modo più giusto. Perché il collegamento tra le varie comunità dà capacità di interagire e soprattutto di programmare in rete per dare soprattutto risposta al bisogno che il cittadino, il giovane, sente qui in questa terra di Basilicata. Sono stato anche a Matera, dove anche questa capitale della cultura europea ha dato uno slancio, ma ci vuole una continuità di una programmazione più solida. Stando qui a Potenza, che è il capoluogo di regione, indicazioni varie che siano credibili i proclami che si fanno, e colgo questa occasione soprattutto di una responsabilità per chi si candida a dover servire nel segno, come diceva Paolo VI, dell'alta carità, qual è la politica, a guardare al bene comune, nel rispetto della dignità della persona. E oggi più che mai c'è da cucire nella nostra regione di Basilicata questo tipo di rapporto, perché si può, il coraggio di osare di più, di non fare programmi che attestano la realizzazione e che diano maggiore serenità e sicurezza soprattutto ai giovani che hanno il desiderio di restare in questa terra e dare, da quello che hanno ricevuto, una capacità anche culturale espansiva per un futuro migliore. Noi adulti abbiamo una grossa responsabilità in questo momento storico della storia della nostra regione. Il coraggio di una coerenza, di una fermezza e di una decisione su ciò che come impegno si vuole assumere. Eccellenza, la sua ultima Pasqua alla guida della diocesi, che diocesi lascerà al suo successore? Sono convinto che dei passi già con i miei predecessori, quello che ho potuto fare anch'io, in una capacità di attenzione sulle povertà che ci sono. Una persona su 5 soffre di questa povertà, e la povertà non è nobile per l'animo nobile che il lucano possiede. Pertanto un incremento di dare la possibilità di un dialogo più specifico con le istituzioni, in modo tale che si possano risolvere alla base i vari problemi ed esigenze. Al mio successore toccherà soprattutto l'entusiasmo, che non gli mancherà, la capacità dell'ascolto e dell'accompagnamento e anche di interagire con le varie istituzioni per dare risposte concrete a questa realtà. Io ritorno al mio paese in Puglia, ma con gratitudine per tutto quello che ho potuto ricevere e di quanto ha potuto maturare anche la mia vita, e spero anche di aver dato un servizio capace di arricchire per quanto è possibile in umanità e spiritualità questa terra. Ed infine un augurio di buona Pasqua a tutti i fedeli. Noi ci fermiamo sul Cristo crocifisso, e come non rivedere le varie situazioni che purtroppo permangono nella nostra umanità, come non ci si sofferma su quella striscia di Gaza dove bambini, orfani, hanno perso i genitori perché feriti, donne con le lacrime perché non vedranno più il proprio uomo morto per una violenza inaudita.
E cosa dire in Ucraina, Russia, attentati vari? La violenza non porta mai a una pacificazione, non dà mai una risposta serena. La violenza produce violenza, pertanto un incoraggiamento a una capacità di relazioni di pace da costruire oggi, perché questo abbia risonanza nell'umanità intera. Auguro che Cristo non è rimasto sulla croce, è risorto. Auguro una risurrezione innovativa alla nostra gente nelle capacità di essere persone di pace.